dopo di aver palato gli scatenini e le dune dorate, guarda, io ce l'ho il DVD, guarda, degli scatenini, guarda che bello, DVD della Achille Ferrero del 2007. E adesso parliamo del cartone animato più bello che si merita al secondo posto. Gli Smaiengo e il braciere di fuoco. Sigla! Ciao a tutti amici iscritti e oggi recensiremo di Smile & Go e il braciere di fuoco, un film del 2007, regia di Maurizio Forestieri, come sempre prodotto da, questa volta a partire dagli Smile & Go, da Magnolia e Neo, e questo cartone è molto bello. Ha prodotto il DVD, videogioco e personaggi 3D. Io ce l'ho qualcuno, o solo Megano e gli altri perduti, persi da qualche parte, bene bene, sempre nuove vendite in Kinder Ferrero nel periodo 2007, fine circa inverno 2007. Adesso vediamo il film. C'era una volta, a partire i cattivi, come il precedente film, oggi è il compleanno di Megano. Un tizio cattivo, giovane, bel personaggio, ce lo fa i cassi suoi, perché è un megalo. Senti, lo vedete in piscina sexy? È Smills, un maialino assistente di Megano, che cammino, bellino, piano. Hanno invitato tutti gli abitanti del paese e loro sono infatti per altre cose, eccetera eccetera, quello che è occupato con un cugino, mentre i buoni festeggiano i 1000 anni di Jabuz, che è un vecchiotto sciocco che ha vissuto 1000 anni, ha superato l'età di tutti quanti. Sei un coglione, Jabuz, sei un coglione, che tutti i buoni hanno regalato per il suo compleanno di 1000 anni di merda, che è il chiazzo è il vignato, che qua c'è anche un easter egg dei Lampaclima, un easter egg dei Lampaclima, di quello bambino sciocco, di quella ragazzina stessa che assomiglia a Gemma. Loro hanno regalato puffete, quei buoni hanno regalato puffete, mentre i cattivi no, non se ne importa per quello che è. Quando il braciere diventa tutto ghiacciato, sì, il maialino richiede per invitare la festa di compleanno di Megano, mentre gli altri vogliono invitare ma non posso, quei quattro, mentre gli altri quattro, cioè questi quattro cattivi Smaiengo, saranno invitati nel compleanno di Megano, che la canzone parte di Megano, Smith che balla con quelle che ti... Va bene, adesso vediamo i cattivi. Abbiamo Norbes, che ha la voce di Robby dei Vital Gasgow, Alessio De Filippis. Lui è fidanzato di Killy e lui è sempre all'oscurità, ma è prepotente al cazzo e lui è oscurato. Poi abbiamo Chili, la ragazzina con le cuffie di Ragnarok, con la canzone di The Sisters in the Giant. Chili, sì, simpatica, come capelli viola, c'è ragazzi. Poi abbiamo Nino, il prepotente blu, che assomiglia a Jamus e cazzo di fuori. E poi finire questa ragazza che ha gli occhiali come Babba Ottina di Barba Mamma, che è fidanzata con Yours, lei è semplicemente scema. Poi, dopo la festa e la canzone di Megano, hanno richiuso, finché che Nerves ha fatto i dispetti a Norbert per dispettare in prigione. Ma poi
lui ha fatto lasciare stare, poi sono andati via da qualche parte nell'isola Bracciere di Fuoco, dove mangiano frutti essenziali e incontrano Ismael Go. Jamus, Puffet e gli altri hanno preso Ismael Go. Durante la canzone vediamo i personaggi, abbiamo Nervous, quello pazzo, quello con i capelli marroni, lui è sciocco, intelignato, perché lui è fidanzato di quella ragazza Sangri, che lui è pazzo, racconta barzellette, colmi, come nei fumetti di Topolino, ma è semplicemente sciocco, quando non ignato, dai. Poi abbiamo Nina, che è una bambina piccolina, che ha i capelli blu, sembra una bella bare, ma sembra scema. Poi abbiamo quella ragazzina Belina Sangri, che lei è l'unica dire mente di Ismael Go, l'unica ragazzina di Ismael Go a dire mente, evidentemente che lei è scema. Eba è molto brutta. E poi alla fine abbiamo Yors, che è un muscolare amico di Neves, quello che è, lui è sempre dire, fidanzato con quella con gli occhiali, che non me lo ricordo il nome, e lui è sempre pazzo, perché lui fa sciogliere i cuori a tutti quanti. Loro hanno preso gli Smayego, poi i cattivi hanno scoperto che i buoni sono sfuggiti e sono andati nell'isola di Bracciere di Fuoco. E così i cattivoni hanno preso gli Smayego assieme a Megano e Smith. Stanno costruendo una cosa per lui, che lui va a andare a... E poi finalmente i cattivi hanno preso gli Smile Go, che va, è difficilmente scherzato, all'invigliato chiaro. E poi segnali chiaro hanno tutti svegliato gli alberi, ma qualcuno ha spento l'incendio. Ce la faranno gli Smayego a riaccendere i braccieri di fuoco e scegliere tutto il ghiacciolo? Lo scoprirete guardando il film. È un bel film, lo ammetto. 9 su 10, e questa coglione è evidentemente una cogliona. Esatto. E poi ricordate, Puffet è comparso anche nel mio film preferito, che compare nell'ultimo film. Ve lo dirò nell'ultima puntata di Ferrero Cartoon Shop. Che il prossimo venerdì la puntata si vedrà. E Megan ci saluta su Ferrero Cartoon Shop Extra, che troverete nelle playlist del mitico canale Coro Pauli News. Iscrivetevi al canale! Mettete più mi piace, condividete e commentate! E alla fine del video vi lascio l'immagine ufficiale, come sempre, alla fine. Poi ragazzi, se ne siete liato, cliccate sulla playlist di Ferrero Cartoon Show per non perdere tutte le puntate di Ferrero Cartoon Show. A salvare la playlist, grazie, e la puntata precedente. E noi ci vediamo al prossima puntata di Te Ferrero Cartoon Show. Ciuf ciuf. Ah, ciao. Smayego. Esatto.